da gennaio. Servizio anche a domicilio. Un omaggio al drammaturgo Raffaele Viviani e alla Napoli da lui portata in scena, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e il primo cinquantennio del Novecento, quello ospitato sul palco del Teatro Sociale di Sondrio nella serata di ieri, lunedì 16 gennaio, con lo spettacolo dal titolo Teatro del Porto. Sulle tavole della ribalta, il talento mai esausto e a tutto tondo di Massimo Ranieri, esperta chiave di volta di un arco composto dalla bravura interpretativa e tecnica di Ernesto Lama, Angela De Matteo, Gaia Bassi, Roberto Bani e Mario Zinno, la compagnia degli ipocriti. Direttore, dice che molti teatri hanno già chiuso. Direttore, io la notte ho gli incubi. Bisogna che si apra il sipario e il teatro è vuoto. Dice che è successo veramente. Ma chiudiamo pure noi, direttore. Tranquilli, non vi allarmate. Il direttore vi vuole dare una bella notizia. Ma è parlato, direttore, non fate stare in piedi. Questa, eccola qua. Dunque, finalmente dopo un anno è arrivato questo benedetto visto. Partiamo per una lunga tournée in Sud America. Ad accompagnare tutta la rappresentazione musico-teatrale, un'orchestra dislocata a piede di palco, composta da pianoforte, contrabbasso, fiati, violino e batteria, e capace di trascinare una sala da tutto esaurito indietro di quasi 100 anni, complici una comicità e un'arte teatrale mai fuori moda. L'uomo che ti maneggia ti fa un saluto! Niente, sì! E se ne va! Nella dinamica narrativa di una compagnia teatrale impegnata nell'ultima rappresentazione prima della partenza per una tournée in Argentina, Massimo Ranieri e compagni, sotto la magistrale regia di Maurizio Scaparro, hanno condotto sul palco tutta la teatralità di emigranti, zingari, guappi, cocotte, pescatori e di tutto quell'immaginario legato alla strada e che fu fonte di ispirazione per lo stesso Viviani. Storie di miserie, di soprusi, di amori, di rovina e di emigrazione. Vicende che col filtro delle parole, della poesia e della musica risultano attuali oggi come all'epoca, tenendo per mano lo spettatore fra passato e futuro.